La Costa dei Trabocchi piace ai residenti ed affascina i turisti. Un ruolo importante è svolto dalla Via Verde della Costa dei Trabocchi, una pista ciclabile che mette insieme mare, natura, cicloturismo, presenze turistiche in aumento anche rispetto ai dati pre-Covid. Insomma, ai turisti piace tanto la Via Verde della Costa dei Trabocchi, che si fa sempre più bella. Assessore al turismo Daniele Damario. Ma sicuramente sì, oramai la Costa dei Trabocchi è un brand riconosciuto e riconoscibile in tutta Italia, un brand di punta del turismo abruzzese. Devo dire che i dati in nostro possesso ci danno dei risultati rispetto all'attrattività del posto esaltanti, devo dire, un po' come in tutta Abruzzo. Devo dire che il core business del turismo abruzzese è ancora legato al mare, alle spiagge, dedicato alle famiglie, ma questa zona sud della regione, che insomma prima scontava un po' la poco conoscibilità del luogo, oggi devo dire che è un attrattore importante. A rendere più bello l'ingresso della Via Verde ad Ortona, due murales di Millo, presentati insieme ad un'anteprima di quella che sarà la seconda edizione di Art Bike and Run, che si terrà a Vasto dal 30 settembre al 2 ottobre. Millo, grande artista, che cosa l'ha ispirata per questi bellissimi murales? Allora, la bellezza di questo paesaggio sicuramente è stata l'ispirazione principale. Mi è piaciuta subito l'idea di accostare questi papaveri rossi giganti al mare e al paesaggio. Il papavero poi è sia un fiore spontaneo di questo territorio che anche il simbolo dei partigiani, e quindi ho voluto creare un riferimento con la storia di questo posto. Roberto Di Vincenzo, si lancia anche un'anteprima di Art Bike and Run. Sì, con l'inaugurazione dell'Opera di Millo oggi presentiamo il programma di Art Bike and Run, che quest'anno è molto più articolato, perché peraltro c'è una caccia al tesoro che inizierà il 1 agosto, di cui oggi abbiamo avuto un'anteprima, che tutti i weekend di agosto fino a fine settembre, cioè durante Art Bike and Run, vi farà vivere il territorio a chi vorrà partecipare, godendo dei prodotti del territorio, perché poi c'è la sorpresa ovviamente sulle varie tappe. Sindaco Leo Castiglione, sindaco di Ortona, questo bellissimo murales che viene inaugurato proprio sulla pista della Via Verde. Sì, un bellissimo murales che viene proprio realizzato alla porta nord della Via Verde qui ad Ortona, è motivo d'orgoglio, motivo di promozione turistica, soprattutto un murales che non parla solo di turismo ma parla anche di storia, con richiami alla battaglia di Ortona, alla Brigata Maiella. Insomma, è bellissimo, credo, unire la promozione di un territorio alla storia dello stesso territorio. Invitare i turisti a scoprire il territorio e sue peculiarità. A questo pensa la card della Costa dei Trabocchi, presentata qualche giorno fa a Rocca San Giovanni, sul Trabocco. Riunisce 24 gestori di siti della cultura e della natura e 111 imprese. L'iniziativa è giunta alla 12ª edizione ed il progetto è stato realizzato dalla rete di DMC, dai Trabocchi alla Maiella, nata grazie alla collaborazione delle DMC Terre del Sangro Aventino e Costiera dei Trabocchi.